Olè! Cioè, ma di cosa stiamo parlando, raga? Oggi abbiamo qua il frutto per eccellenza della tentazione ed io vi tenterò con una ricetta perfetta per i vostri aperitivi invernali. Facciamo una tartatène velocissima e ci serviranno le mele Red Delicious Marlene, le cipolle di Tropea, l'aceto balsamico, lo zucchero di canna, il burro, il timo, un rotolo di pasta sfoglia e per finire della rhodiola. Per cominciare ci tagliamo le mele e le cipolle. Vabbè, io taglio anche l'altra. Oh! Ora ci tagliamo a rondelle le cipolle di Tropea. Io ho scelto queste perché secondo me stanno benissimo con le mele. Devo anche evitare di annusarle. Ora ci spostiamo in padella. Burro, aceto balsamico e zucchero di canna. Io ho scelto una padella da forno perché facciamo caramellare e poi andiamo in forno. Se non ce l'avete, non vi preoccupate, fate la stessa cosa nella teglia da forno. Mettete burro, aceto balsamico e zucchero, mettete un po' in forno a caramellare, togliete pasta sfoglia sopra e ributtate in forno, ok? Imburriamo un po' per bene e lo aggiungiamo anche fiocchetti. Ora aggiungiamo lo zucchero di canna e cospargiamo bene su tutta la superficie. E infine qualche goccia di aceto balsamico. Ora, momento creativo, andiamo a fare la nostra composizione cipolle e mele in padella. Questi praticamente sono i passaggi che ti facevano fare da piccolo quando volevi cucinare, non potevi fare nient'altro e ti sentivi anche importante. Cioè, la ricetta era tua proprio. Le mele sopra, c'è un bel raggio di sole. Mettiamo l'ultima qua. Mi scelgo le fettine più piccoline per il centro. Ora accendiamo il fornello fiamma media e le facciamo caramellare un po' senza toccarle. Io le mele non le ho usate tutte perché non ci stavano, ma ovviamente queste qua ce le mangiamo così, mentre aspettiamo. Raga, il forno, preriscaldiamolo, questa è una roba che mi dimentico sempre. Preriscaldiamo a 180 gradi statico. Mentre le cipolle e le mele vanno in padella, ci srotoliamo la nostra pasta sfoglia perché appena queste avranno fatto, ce la mettiamo sopra e andiamo in forno. Raga, qui è bello caramellato, quindi spegniamo il fuoco. Io ho dimenticato il sale, quindi ce lo mettiamo ora, non cambia niente. Ora ci spostiamo dal fuoco e copriamo con la pasta sfoglia. Raga, occhio a non bruciarci in questo passaggio. Facciamo così. Chiudiamo per bene, sigilliamo. La pasta in eccesso la pieghiamo così, in questo modo, facciamo un bel bordino. Ok. Ora siamo pronti per il forno, 180 gradi statico per 30 minuti circa. Raga, passaggio fondamentale, appena tolta dal forno si gira subitissimo in un piatto, ok? Oh! La lasciamo ancora un attimo, vediamo. Olè! Cioè, ma di cosa stiamo parlando, raga? È già bellissima così, ma io vado ad arricchirla con un po' di timo fresco e qualche cannella di rhodiola che condiamo con olio, sale e pepe. Questa tartatène alle mele e cipolle diventerà il vostro cavallo di battaglia per tutti gli aperitivi invernali, ammesso che ci arrivi all'ora dell'aperitivo. Ora, momento prefe, l'assaggiamo. Crosticina sotto, raga, perfezione. Wow, sul serio, fatevi un favore e provatela, troppo buona. Non si può mangiare senza sporcarsi. Ma va bene così. Livello di golosità da 1 a 10. Scrivetemelo nei commenti. Per me è 10 a mani basse.